Siamo qui a Key Energy Rimini con Marco Vitali, che è il country manager di Sir Control. Siamo tra le loro colonnine sia C che DC, qui tutte schierate nel loro stand. Marco, ci vuoi raccontare un po' qual è la vostra storia e come siete arrivati qui a Key Energy? Sì, molto volentieri, grazie. Allora, Sir Control è una società spagnola che nasce nel 1997 come società che produceva software per l'efficienza energetica, ma dal 2006 si concentra e si focalizza esclusivamente sul mondo della ricarica elettrica. Quindi è una società pionieristica e risale al 2007 la commercializzazione del primo dispositivo in AC, pensate, quindi più di 15 anni fa. Dopo da lì la società è cresciuta insieme con il mercato per arrivare al 2011, quando è stata inserita nella gamma il primo dispositivo di ricarica in DC. Da lì la società è cresciuta per arrivare a oggi, dove siamo in quasi 300 persone e abbiamo, come dire, a disposizione una gamma molto molto importante di dispositivi. Sir Control ha tre caratteristiche che mi piace sempre ricordare. La prima è che tutto è prodotto in Spagna, quindi non abbiamo delocalizzato da nessuna parte, e avere in un unico sito tutto quanto, quindi produzione, logistica, marketing, ricerca e sviluppo, è un qualcosa che ci piace sempre ricordare. L'altra cosa è che la gamma è completa, partiamo da dispositivi per la ricarica domestica da 3 kW e 7 per arrivare ormai alle HPC da 400 kW. L'ultima cosa che mi piace ricordare è che facciamo esclusivamente quello con una gamma molto completa. Cosa ci facciamo a Rimini? Sir Control ha una storia consolidata nel mondo della ricarica elettrica e in Italia ci siamo da parecchi anni. Siamo conosciuti da tutti i player di mercato, soprattutto per quanto riguarda le ricariche pubbliche. Si possono vedere le nostre colonnine pressoché in tutta Italia. Siamo venuti a Rimini perché ci piacerebbe trasmettere al pubblico che Sir Control non è solo ricarica pubblica, ma ha all'interno della sua gamma le soluzioni per ogni esigenza, quindi dalla ricarica domestica alle flotte aziendali, per arrivare sicuramente sì agli HPC da 200-400 kW, magari dedicati a snodi autostradali oppure sulle rimesse per autobus elettrici. Ecco, ma si sta parlando molto del 2035, in cui le auto dovrebbero essere, le vendite auto elettriche dovrebbero essere, cioè le vendite dovrebbero essere limitate alle sole auto elettriche, però nel frattempo la vendita dei wallbox in Italia è triplicata negli ultimi 2 anni. Ecco, il vostro apporto a questa transizione quale può essere? Dunque, è cambiata un po' la filosofia di Sir Control negli ultimi tempi e c'è stato proprio un cambiamento di pensiero da parte del management, e noi quello che stiamo cercando di fare è di concentrarsi sull'esperienza di ricarica da parte del pubblico, nel senso che stiamo riprogettando e inserendo delle soluzioni che consentono di migliorare l'esperienza di ricarica per quanto riguarda sia a casa che, ripeto, fino all'autostrada. Sì. Ecco, ma qui in Key Energy si parla molto anche del fatto che l'energia per l'auto elettrica deve essere un'energia pulita, no? Quindi prodotta da rinnovabili, no? E si dice, ma insomma, forse ci sono anche delle soluzioni per far sì che si autoproduca l'energia che poi si consuma con l'automobile. Ecco, da questo punto di vista voi che tipo di soluzioni proponete? Certamente, è un tema molto sentito e, se vogliamo, anche molto bello poter ricaricare, poter circolare grazie all'energia rinnovabile. Ecco, quindi noi abbiamo rivisto un po' la gamma della ricarica domestica, soprattutto perché è lì che si concentra poi la ricarica che idealmente dovrebbe provenire da fonte rinnovabile, e abbiamo accostato alla nostra wallbox domestica questo piccolo dispositivo, la soluzione per consentire alle,
alle abitazioni di utilizzare la corrente prodotta da fonti rinnovabili, tipicamente il fotovoltaico, noi l'abbiamo studiata con questo dispositivo che si chiama Genion. È un dispositivo che si collega alla nostra wallbox domestica e consente tante cose, ma la più importante è quella di decidere se caricare la vettura o con l'energia della rete o con l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. In questo modo si va poi a circolare con la propria macchina, vettura elettrica, utilizzando solo energia rinnovabile pulita. Bene, allora a questo punto è chiaro che chi vuol saperne di più bisogna che passi dallo stand di Sercontrol. Un'ultima domanda: che cosa vi aspettate da questa fiera, cioè che tipo di interazione volete con i clienti? A noi piacerebbe riuscire a trasmettere davvero questa nuova filosofia di Sercontrol, cioè di riuscire a migliorare l'esperienza di ricarica sia in ambito domestico ma anche in ambito pubblico, in ambito aziendale, e sono gli sforzi che stiamo cercando di fare, e hanno richiesto una riorganizzazione aziendale e anche progettuale, e speriamo che questa fiera ci aiuti a dare questo messaggio. Bene, grazie allora a Marco Vitali, Sercontrol è qui alla fiera nello stand B3, per cui chi vuol saperne di più, naturalmente credo che Marco sia a disposizione. No? Siamo qui tutti e tre i giorni per spiegare tutte le nostre soluzioni. Grazie a tutti. Grazie.